alcuni giorni prima di morire, quando nessuno ancora conosce l'ora della vostra morte, il cuore smette di pompare sangue alle dita delle mani perché deve irrorare altri organi, come il cervello, o parti più centrali del corpo come il torso, dove si trovano i polmoni, il cuore e il fegato. Il sangue non arriva nemmeno alle dita dei piedi, che diventano freddi. Il respiro rallenta, i sensi si appannano e l'organismo si prepara a spegnersi. Successivamente, quando viene compilato il certificato di morte, sembra quasi che questo processo segua un corso prestabilito, descritto nella parte riservata nell'atto, foglio 1, paragrafo 1, lettere dalla A alla C. In realtà non è così. La morte è un processo dinamico e unico, come la vita. Ogni persona lo vive a proprio modo. Soltanto una volta concluso, si possono riconoscere tre fasi, indicate dal medico nel certificato di morte. Un dottore zelante scriverà il codice ICD, la sigla internazionale di classificazione delle malattie. Potreste essere un caso di polmonite, J18, come il politico tedesco Guido Westenwell, o un carcinoma, C22, come David Bowie. Un medico meno pignolo, invece, descriverà la vostra morte in termini generici validi per chiunque. Potrebbe diagnosticare un arresto respiratorio, alla fine tutti smettono di respirare, o un arresto cardiaco, prima o poi il cuore smette di battere. Oppure potrebbe elencare le patologie che hanno portato al decesso, dalla causa di morte diretta, risalente a poche ore prima al fattore scatenante, comparso mesi addietro, fino alla principale cagione riconducibile a molti anni prima. Ma ai fini statistici il processo di morte inizia proprio in quel momento. Ve lo ricordate senz'altro, quel soffio al cuore, quella diagnosi di cancro, quella stupida caduta. I medici ve l'avevano detto, chiaro e tondo, che si trattava di una cosa seria, ma vi avevano anche promesso che avrebbero risolto il problema. Anche questa volta erano stati di parola e vi avevano guarito come avevano sempre fatto in qualsiasi malattia, febbre o frattura. Vi avevano mandati a casa e per un anno, forse cinque, eravate stati bene. Ma adesso siete qui, circondati da personale in camice bianco, e anche se nessuno si sbilancia con una prognosi, siete consapevoli della situazione e avete paura. Non è facile parlare della morte, tuttavia vale la pena farlo, secondo i professionisti che ci vivono a stretto contatto. Quando ho annunciato la mia intenzione di scrivere questo libro, sulle prime hanno manifestato un certo scetticismo. Descrivere la morte step by step? Non esiste una tabella di marcia, mi hanno risposto. Morire è qualcosa di dinamico, complesso. A partire dalla parola stessa, morire, presuppone un passaggio di stato. La morte è ciò che viene dopo. I professionisti ai quali mi sono rivolto, medici giovani e anziani, specialisti in cure palliative, direttori di case di riposo, assistenti e infermieri che hanno assistito a migliaia di decessi, oltre ad avermi suggerito saggi, articoli e statistiche, mi hanno assicurato che tacere è più doloroso che affrontare l'argomento. Avere paura è naturale. Alcuni ricercatori sostengono che se noi uomini siamo diventati esseri pensanti, è anche perché per tutta la vita ci siamo sforzati di negare il nostro essere mortali. Sapete come funziona? Siete convinti che la cosa non vi riguardi, che sia lontana da voi anni luce, che coinvolga solo gli altri. Nel frattempo non tenete conto di una verità indiscussa. Tutti noi moriamo, solo che non sappiamo quando. Adesso però sapete che per voi sarà presto. Quando si descrive la morte, si rischia di provare la sensazione di conoscerla e quindi di controllarla. Gli scienziati ci dicono che è un'illusione perché nessuno può sapere che cosa accade in quel momento. Mentre ci si spegne, le facoltà dell'intelletto, del pensiero e della ragione si riducono e non vi sono più certezze. Morire è il contrario di controllare. In breve tempo si perde completamente e definitivamente la padronanza del corpo e della mente. In testa vi frullano mille domande. Che cosa mi succederà? Perché proprio a me? Quando accadrà e come? Inizialmente i medici sono cauti nelle risposte e preferiscono essere loro a interrogare il paziente. Come vede la sua situazione? Che cosa sa della sua malattia? Come pensa si evolverà? E se andasse diversamente? Vi preparano a poco
e sta a voi decidere fino a che punto conoscere la verità. Ci sono pazienti per i quali sapere tutto sarebbe troppo difficile, altri invece vogliono essere informati. Il principio guida di chi opera negli hospice è che le informazioni fornite devono essere vere e corrette, ma non per forza complete. Ad ogni modo, chiedere è lecito e la consapevolezza potrebbe aiutare a sentirsi sollevati. Intorno ai malati gravi spesso cala un silenzio dettato da un reciproco sforzo di tutela, il sano verso l'ammalato e viceversa. Non posso pretendere dai bambini, non dobbiamo stressare la mamma, non voglio essere un peso per loro, dobbiamo badare a papà. Non lo sopporterebbero, non lo reggerebbero. Sono reazioni comuni. Proteggersi a vicenda a ogni costo, specialmente se si tratta della morte di un caro. I medici spesso raccontano una storia che potrebbe sembrare una favola e che invece si verifica puntualmente. I protagonisti sono una coppia. La donna è a letto e sussurra: «Sento che morirò, ma non ditelo a mio marito». L'uomo in corridoio mormora: «So che mia moglie sta per morire, ma per favore, non diteglielo». I professionisti del settore usano un'espressione molto efficace per descrivere questa strategia: dire bugie bianche, innocue, pronunciate a fin di bene. Di fronte alla morte le frottole sono inutili, così come lo sono altri comportamenti evitanti. Aspettare che tutto passi, tagliare la corda o indorare la pillola. La notizia che siete arrivati al capolinea è sconvolgente, sì. Vi parlano e siete frastornati. La voce dei medici vi giunge ovattata. Vedete le cose lontane, come se le osservaste dal lato sbagliato del telescopio. Vi manca il respiro e non vi ricordate che cosa vi hanno detto. I medici vi spiegano tutto due volte, una per informarvi, l'altra perché capiate. Molti dottori non affrontano la questione per vari motivi, perché non sono formati per farlo, perché non ne sono capaci, né professionalmente né umanamente, perché non hanno tempo, a causa dei ritmi frenetici delle cliniche e degli ospedali, ma soprattutto perché credono sia più facile negare la prospettiva della morte tacendo o proponendo nuove terapie. E in questo siete loro complici. Perché non volete ammettere di essere alla fine della vita? Nutrite ancora delle speranze alimentate da ogni nuova promessa. Si crea così un circolo vizioso. Voi non volete morire, il vostro medico è reticente, insieme recitate una farsa di cui molti poi si pentono perché il tempo rimasto è troppo prezioso per le commedie. Meglio prendere la situazione di petto. Per questo il medico dovrebbe essere franco e voi consapevoli della vostra sorte. Nei manuali si dice che sarete angustiati e che il vostro umore sarà altalenante. Non riuscirete a capacitarvi. Morire? Proprio voi? Vi arrabbierete? Chi è il responsabile? Di chi è la colpa? Cercherete di patteggiare. D'ora in poi andrete a messa ogni domenica e sperimenterete nuove terapie a qualsiasi prezzo. Vi compatirete perché sarà tutto così assurdo. Accetterete il fatto di morire? E penserete che gli anni passati non sono stati male. Questo percorso prevede 5 fasi, che si sovrappongono e si intersecano in un vortice di emozioni. Autocommiserazione, rabbia, accettazione o rifiuto, negazione. L'instabilità è forse l'unica costante della morte, che non obbedisce a regole prestabilite ma è caratterizzata dalla massima libertà. Di fronte alla prospettiva di morire c'è chi si agita e chi si tranquillizza. La maggior parte delle persone ammutolisce, anche se apparentemente continua a parlare, scherzare o gridare. Anche voi siete senza parole per lo sgomento. Gli scienziati parlano di uno shock esistenziale, dell'orrore dell'io dinanzi al trauma primario della propria morte. Tali considerazioni giustificano la frattura che si apre fra voi e chi continua a vivere, che può parlare di qualcosa che vi si conficca nella carne come un pugnale. La verità è che ve ne andrete. Punto. Ci vorrà del tempo per digerirla. Secondo la psicologia iniziate a spegnervi non appena vi rendete conto che la vostra fine è imminente e non appena tale consapevolezza influenza la vostra vita. Ma a questo punto vi sembrerà di trascorrere le giornate come in una bolla d'aria. Il mondo esterno è pieno di vita e voi siete costretti a lasciarlo. La fine non è ancora visibile e ogni tanto ci sono delle avvisaglie, una fitta, un senso di stanchezza. La morte si annuncia lentamente a seconda della malattia.
qualunque essa sia, finirà comunque sotto la lente d'ingrandimento. La medicina tende a voler sapere tutto e i medici vi prospetteranno l'intera gamma di cure possibile. Dall'ecografia alla risonanza magnetica, dalla TAC agli esami di laboratorio, dalle radiografie alle analisi dei tessuti, può accadere che spariate dietro ad una diagnosi, ma anziché esseri umani sarete considerati soggetti colpiti da una patologia da sconfiggere. Sarete fatti a pezzi e tutto ciò che vi contraddistingue, i vostri occhi, il vostro sorriso, le vostre paure, i vostri piaceri, le vostre abilità, le vostre conoscenze, le vostre esperienze, i vostri pregi e difetti, le vostre canzoni preferite, i vostri luoghi di vacanza, i vostri ricordi e le vostre nostalgie, le vostre cicatrici, le vostre conquiste, i vostri piatti preferiti, i vostri viaggi nel cassetto, il vostro odore, la vostra intelligenza, i vostri gesti, i vostri segreti più reconditi e i vostri successi più eclatanti, le vostre fisime, i vostri umori e i vostri guadagni, i vostri desideri e progetti, i vostri obiettivi e i piccoli tic per i quali gli amici vi prendono in giro, ebbene, tutto questo si sbriciolerà finché sarà solo la vostra diagnosi a identificarvi. Anche se non sembra, i medici pensano a voi in modo impersonale, perché sono stati formati così. Da generazioni lottano per la salute dei pazienti basandosi su diagnosi, terapie e prognosi, un procedimento calcolato, sistematico e razionale. Il loro metodo si basa sul criterio che l'azione è prevedibile e che le cure indispensabili. Ne consegue una dinamica improntata sugli interventi, sulle terapie, sull'attacco alle cellule cancerogene e ai batteri, chiunque ne sia portatore. Spesso la medicina moderna dà l'impressione di essere spersonalizzata, in realtà è solo metodica e oggettiva. Partendo da tali assiomi, i medici si battono per salvare la vita di un individuo identificato con il suo numero di tessera sanitaria. Sentite che il vostro status sta cambiando. Gli altri iniziano a comportarsi in modo insolito, si rivolgono a voi con parole, atteggiamenti e persino pensieri diversi. Vi trattano con riguardo, manifestano un malcelato disagio, mascherano un certo nervosismo. È come se di colpo avessero disimparato a relazionarsi con voi con naturalezza. Potete osservare come la vostra malattia influisca su amici e colleghi. Qualcuno vi eviterà perché la situazione sarà troppo dura da sopportare e perché non saprà come aiutarvi. Queste persone non vi telefoneranno più, non vi contatteranno e voleranno via come le rondini d'inverno. Anche se vi farà male, sarà meglio così. Non avete bisogno di gente che vi guardi con gli occhi sbarrati. Altri vi staranno col fiato sul collo, convinti che al vostro posto sarebbero felici di ricevere visite e pensando di sapere che cosa vi farebbe bene. Vi doneranno dolci, fiori, affetto, come se fosse in gioco la loro stessa vita. Nonostante le loro buone intenzioni, prendete le distanze. Queste persone, che non capiscono che questa volta siete voi in gioco, non sono un supporto. In generale, la maggior parte del vostro entourage si sentirà insicura sul comportamento da tenere. Lo capirete da come si esprimono. Non ci vorrà molto prima che udiate delle parole sconsiderate uscite dalla loro bocca. Buongiorno. E pensate, ma quale buongiorno? E rispondete, buongiorno. Come stai? E pensate, male, che domande. E rispondete, più o meno. Fossi in te ci proverei. E pensate, se tu fossi in me piangeresti e ti arrabbieresti. Ma rispondete, ci penserò. Credimi, posso immaginare come ti senti. E pensate, no, per tua fortuna non puoi. E rispondete, già. Hai sentito che tizio gioca a tennis anche se fa la chemio? E pensate, sono stanco, sto male, non ho voglia di sentire questi discorsi, ma rispondete, chi, scusa? Devi essere forte. E pensate, non lo sono più da molto tempo, anzi, mi sento sempre più debole, solo che preferisco non dirlo, ma rispondete, ci proverò. Lo sapevi che anche a mio zio, il mio collega, il mio vicino è morto di questa malattia? E pensate, preferisco non saperlo, grazie, ma rispondete, non lo sapevo. Su col morale, devi lottare. E pensate, come posso lottare contro questa malattia? E poi non voglio lottare, voglio vivere. Ma rispondete, farò del mio meglio. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami in qualsiasi momento, ok? E pensate, santo cielo, hai un lavoro, una famiglia, impegni e amici, la tua vita è piena, non dire sciocchezze. E rispondete,
Va bene. Grazie. Andrà tutto bene. E pensate, oddio, invece no. Ma rispondete, naturalmente. Stammi bene. Pensate, mi piacerebbe, ma rispondete, anche tu. Sarà difficile evitare dialoghi di questo tipo. Morire ha un impatto talmente potente da mettere a dura prova le relazioni con le persone, in particolare con quelle per voi meno importanti. Molti faticano ad ammetterlo, ma hanno la sensazione più o meno consapevole che si crei una spaccatura tra se stessi e il mondo perché loro devono lasciarlo mentre altri restano. Questa tensione può rafforzare la relazione più solide e distruggere quelle più fragili, ma può succedere anche il contrario. L'esperienza della morte ne misura la resistenza. Vi troverete faccia a faccia con l'ambiguità degli esseri umani, che da un lato vi incoraggeranno, dall'altro saranno devastati. Vi inciteranno, ma si sentiranno impotenti. Vi daranno consigli, ma non sapranno cosa fare. Vi diranno che dovete lottare, ma saranno consapevoli che non si può vincere contro la morte. Spesso le loro paure non serviranno a confortarvi, ma avranno il tacito scopo di rendere la situazione più accettabile, di trasformare l'angoscia in qualcosa di più tollerabile. Le reazioni sono numerose, tuttavia i malati terminali hanno individuato 3 schemi comportamentali più frequenti. Ci sono quelli che minimizzano, che paragonano la vostra malattia alla carestia in Africa, che proclamano l'universalità della morte, che dispensano perle di saggezza e vi lasciano il messaggio «Poche storie, così va il mondo». Poi ci sono i guru, vedono la vostra malattia come un'esperienza importante, un esercizio esistenziale, un allenamento per il corpo, la mente e l'anima. Ritengono che nulla capiti per caso e che ogni accadimento abbia un significato più profondo che voi dovete cogliere. E infine ci sono i risolutori di problemi. Hanno sempre una soluzione in tasca. Conoscono un rimedio segreto, un esercizio di meditazione o una preghiera che vi guarirà al 100% e guai se non ci provate, perché la salvezza è solo nelle vostre mani. È una questione di atteggiamento. Non dovete abbattervi. Alcuni malati terminali affermano che in queste situazioni si sentono messi sotto processo dai sani. Queste posizioni dimostrano quanto la morte sia percepita come lontana. È un fenomeno paradossale. Oggigiorno è onnipresente. La mattina è sui giornali, la sera in televisione, 24 ore su 24 su internet, eppure nella vita quotidiana è pressoché invisibile. Il progresso della medicina, la trasformazione della società e la cultura moderna l'hanno resa impercettibile. Tanto che qualcuno vede per la prima volta un cadavere a 50 o 60 anni, quando gli muore un genitore. Storicamente è un'anomalia perché per millenni è stata una parte visibile, comprensibile e concreta della vita a qualsiasi età. Oggi invece è diventato un fenomeno astratto. L'uomo moderno ci pensa come pensa lo spazio, sicuramente da qualche parte esiste, là fuori, ma sotto sotto è convinto che non la vedrà mai. Per questo molte persone che vi circondano reagiscono male alla prospettiva della vostra morte. Siete la dimostrazione vivente che lo spazio esiste e ci aspetta. I medici sostengono che bisogna avvicinarsi ai malati terminali con umiltà e rispetto. In realtà, come sempre, è più facile a dirsi che a farsi. Alcuni pazienti gravi hanno tentato di scrivere un galateo per chi ha a che fare con loro. In primo luogo, chi incontra una persona in punto di morte deve fare chiarezza dentro di sé e domandarsi: mi sento a disagio, oppresso, sconfortato, impotente? Sono spaventato dalla malattia? In questo non c'è nulla di strano, capita quasi a tutti. Però devo capire perché mi sento così. Forse perché quella persona per me è importante? O perché vedendola penso che potrei essere al suo posto? O perché ho sotto gli occhi la dimostrazione che non potrò sfuggire alla morte? Rifletterci dovrebbe aiutare a distinguere i sentimenti rivolti a se stessi e a quelli provati per l'altro. Poi sarà più facile essere d'aiuto, anche se non sarà mai una passeggiata. Nel Vademecum, i malati terminali consigliano ai propri simili di usare lo schema dei cerchi concentrici. Dovete disegnare un cerchio, all'interno ci siete voi, l'ammalato. Intorno dovete tracciare un secondo cerchio dove mettete la persona alla quale siete più legati, il vostro partner o il vostro migliore amico. Poi dovete aggiungere un terzo con i familiari più stretti, i vostri figli, vostra sorella e il vostro fratello. Poi un quarto con gli amici più intimi, un quinto con i colleghi e un sesto con i vicini. Disegnate tutti i cerchi necessari e includete le persone che fanno parte del vostro entourage, dai vostri genitori ai parenti più lontani, dagli amici più stretti ai conoscenti con i quali avete meno confidenza.
Il disegno ricorderà il sistema solare. Voi siete al centro come il Sole e intorno a voi ruotano i pianeti, ciascuno sulla sua propria orbita. Questa è la gerarchia del vostro staff. La regola fondamentale per i parenti e amici è confortare all'interno, disperarsi all'esterno. Voi siete al centro e potete fare ciò che volete. Piangete, lamentatevi, arrabbiatevi, soffrite, singhiozzate, infuriatevi, imprecate contro Dio e il mondo. Anche gli altri potranno sfogare il proprio dolore, ma solo con i pianeti più esterni. Quelli più interni potranno solo essere consolati. Alcuni malati terminali distribuiscono questo schema ai congiunti, altri impongono regole generali, come fare un passo indietro ogni volta che si desidera aiutare un ammalato. Ciò che conta sono infatti le esigenze di chi sta male, che spesso non coincidono con quelle degli altri. Portare il pranzo può essere un gesto offensivo o apprezzato, perché i familiari potrebbero aver voglia di cucinare personalmente e amorevolmente gli ultimi pasti. Se siete in vena, dite che cosa desiderate o che cosa potrebbe confortarvi. Altrimenti fate sapere che niente potrebbe farvi piacere. Ma non tacete e non chiudetevi nel silenzio. Ci vuole tempo perché la gente metabolizzi l'idea della vostra morte. Forse siete fortunati e avete amici con esperienze di questo tipo o capaci di affrontare con scioltezza qualsiasi evento, persino il più drammatico. Gli altri impareranno presto. Non abbiate paura a rivolgervi ai medici. Sono abituati a rispondere alla domanda fatidica: quanto tempo mi resta? La risposta può essere puntuale, onesta o approssimativa. In fondo è una questione statistica, perché la medicina odierna misura i propri risultati con estrema precisione. Effetti dei farmaci, esito delle operazioni, conseguenze delle terapie, incidenza delle malattie, ciclo dei trattamenti, numero di decessi è tutto registrato e analizzato. Alcuni dati diventano cifre, altri curve infinite che calcolano mortalità, letalità e incidenza. Non è così complicato come sembra. Supponiamo che vi venga diagnosticato un tumore maligno al cervello, tecnicamente un glioblastoma, il più frequente fra questo tipo di patologie sul quale sono stati raccolti numerosissimi dati, che permettono di prevedere quanto tempo vi resta da vivere. Il calcolo è effettuato con metodi statistici. Uno dei più attendibili e usati considera il numero dei pazienti sopravvissuti fino a un determinato momento. Curva di Kaplan-Meier, simile a una scala in discesa. Nel caso dei glioblastomi, la curva scende bruscamente e dopo 2 anni quasi tutti i pazienti sono morti. Dunque, quanto tempo vi resta? Un medico può dirlo osservando questa curva. A metà, i pazienti affetti da glioblastoma sopravvivono 11 mesi, anche se per voi potrebbe non essere così. Questa è la differenza sostanziale tra una statistica e il singolo caso. Qualche paziente potrebbe morire poche settimane dopo e qualche altro sopravvivere più di 2 anni. È difficile dare una risposta precisa. Per alcune patologie la statistica fa previsioni con una precisione di settimane, addirittura di giorni. Eppure alla fine restano soltanto probabilità, non certezze. Perché nessun dottore può stabilire con sicurezza in che punto della curva vi trovate. Per questo molti medici preferiscono rispondere in modo più vago, non riferendosi ad una data ma ad un arco di tempo. Potrebbero spiegarvi che la maggior parte dei pazienti affetti da glioblastoma può vivere mesi o anni. Ma la risposta più onesta la conoscete anche voi. Potreste morire più tardi di quanto pensate, ma sicuramente prima di quanto vorreste. Nel frattempo il vostro corpo comincia piano piano a cambiare, però non con la naturalezza dettata dallo scorrere del tempo, con i fianchi che si arrotondano, le rughe che solcano il viso. Questa trasformazione è diversa, più radicale. Come se il vostro corpo fosse alterato. Vi mancano le forze e la debolezza si impossessa delle membra. La vostra carne vi diventa estranea e questa sensazione vi umilia. Da bambini, mentre stavate crescendo, vi ci è voluto del tempo per imparare a conoscere il corpo e i suoi segnali. Il vostro corpo si sente diverso, non vi ascolta. Morire provoca numerosi sintomi, alcuni dei quali compaiono molto presto. Potreste soffrire di stipsi e o di diarrea, avere il singhiozzo o il prurito, essere stanchi o non dormire. Potreste avere la nausea e vomitare, sentirvi fiacchi e spossati. I medici lo chiamano carico sintomatico, una definizione azzeccata. Il carico che dovete portare sulle spalle vi piega come sotto un giogo. Ma non è soltanto il dolore a opprimervi.
c'è anche la consapevolezza di non poter più contare sul vostro corpo. Cominciate a guardarlo con occhi diversi, sospettosi. Soppesate ogni brivido, ascoltate ogni pulsazione. Vi osservate come foste una guardia, vigili, pronti a cogliere il minimo cambiamento. La più piccola defiance è come se il vostro corpo fosse passato dalla parte del nemico. I medici lo chiamano degrado esistenziale ed è provocato da malattie gravi come la vostra. I malati che hanno imboccato questa china la descrivono così. Una mattina ti guardi allo specchio e vedi qualcuno che senti e riconosci. Il tuo corpo cambia e con esso la persona che lo abita. Il lutto irrompe nella vostra vita. Probabilmente vi sentite sconvolti quando vi rendete conto che è l'ultima volta che fate qualcosa. L'ultima volta che andate al mare, in montagna, al lavoro, che siete al volante. L'ultima volta che dormite con la persona amata. L'ultima volta che vedete la neve, che cenate al ristorante. L'ultima volta che ammirate la luna o che fate ciò che vi piace. Forse siete giù di morale perché non potrete più vivere molte esperienze. Non ci sarà più nessun Natale. Non assisterete alla nascita del vostro nipote, non assaggerete il vino delle annate future, non vedrete vostra figlia camminare né vostro figlio parlare. Non ci sarete nel loro primo giorno di scuola e non li consolerete alla prima delusione d'amore. Non saprete se il vostro sogno del cassetto si realizzerà né chi vincerà il campionato mondiale di calcio, l'Oscar o il Nobel. Non godrete più del sole estivo. Il vostro dolore sarà la norma, qualunque forma esso assuma. Ovunque guardiate, qualsiasi cosa facciate, la morte getterà sempre un'ombra sul vostro fare, mettendo in luce la bellezza della vita. Il vostro mondo inizierà a restringersi. Il raggio dei vostri spostamenti si ridurrà sempre di più, prima, piano, poi rapidamente. Non farete più le vacanze all'estero dove i medici parlano altre lingue, né andrete a visitare altre città perché il viaggio vi stancherà. I luoghi dove siete cresciuti vi sembreranno un continente lontano. Il teatro, all'altro capo della città, vi parrà irraggiungibile e il supermercato all'angolo troppo distante. Uscirete di rado. Il vostro sguardo sarà limitato. Potrete affacciarvi alla finestra o guardare la televisione. La morte seguirà il proprio corso. Direte addio ai luoghi, persone e infine a voi stessi. Poi giunge l'ora di pensare alla vostra dipartita, ma senza fretta. Dovete solo cominciare a rifletterci. Che cosa vorreste ancora fare? Quale desiderio vorreste esaudire per voi e per gli altri? Quali provvedimenti vorreste prendere? Non dimenticate di esprimere le vostre ultime volontà. Qualcuno si prende in anticipo e lo fa presto, altri lo fanno più tardi di fronte ad una crisi o ad una malattia. C'è anche chi non ci pensa proprio e magari siete fra questi. Eppure sarebbe importante dare delle disposizioni per semplificare la vita a chi si occuperà di voi prima e dopo la morte. Medici, pompe funebri, familiari, amici che, non conoscendo i vostri desideri, non potranno nemmeno soddisfarli. Non serve molto, bastano un testamento biologico ed uno patrimoniale e delle indicazioni per la sepoltura. Dovrete scrivere a chi resta come se foste deceduti. Il testamento biologico è la parte più spinosa perché contiene le vostre intenzioni qualora non foste più in grado di esprimerle. Far sapere ai medici come devono comportarsi in una situazione tanto delicata. La difficoltà risiede nel fatto che esso ha effetto soltanto nei casi esplicitamente citati. Comunque, non preoccupatevi. Numerosi enti possono offrirvi assistenza modulistica, il Ministero della Giustizia, l'Ordine dei Medici, i patronati. Non siete obbligati a farlo, anche se sarebbe auspicabile, per essere sicuri che la vostra volontà venga rispettata. Nel testamento saranno specificati da un lato i casi in cui sarà applicabile, per esempio nella fase terminale di una malattia incurabile, dall'altro le procedure da adottare, che cosa potranno fare i medici e che cosa no. Autorizzate la respirazione o l'alimentazione artificiale? In sostanza si tratta di dare una risposta complessa a una domanda semplice. Devono tenervi in vita a qualunque costo? Per decidere e riflettere sui dettagli della propria morte potrebbe essere utile interrogarsi sulla propria vita. Che cosa è importante per voi? Siete soddisfatti della vostra vita? Date più peso alla sua durata o alla sua qualità? Come avete affrontato finora la malattia, la sofferenza e la morte di chi vi ha preceduti? Che cosa vi è stato d'aiuto? Accettereste di essere assistiti? L'idea di pesare sugli altri vi spaventa? E perché? Queste domande faranno emergere i vostri valori e rispondere per iscritto vi aiuterà a ragionare. Tenete le risposte a portata di mano per facilitare il compito a chi vi sarà vicino.
Da ciò che avete scritto i medici potranno comprendere le vostre intenzioni e in caso di imprevisti potranno prendere decisioni coerenti con il vostro volere. Spesso al testamento biologico è allegata una procura sanitaria in cui è nominato un procuratore che deciderà al posto della persona inabilitata a farlo. C'è anche chi si rifiuta di lasciare disposizioni scritte contando di guarire presto. Entrambe le scelte sono rispettabili. I più previdenti, quelli che lasciano un testamento, considerano la morte un evento pianificabile, almeno entro certi limiti. Di fatto oggi lo è perché la medicina e il diritto l'hanno rivoluzionata, anche se è sempre esistita, essendo il destino di ogni essere vivente. Chi ci pensa prima e ci si abitua all'idea, la riconosce come presupposto della vita e sa che a essa, in quanto uomini, dobbiamo abbandonarci. Potete decidere ciò che volete, ma pensateci, cosa farete? La decisione è vostra ed è libera, perché si tratta di voi, anche se saranno coinvolti altri. Una volta deceduti, prima che gli addetti delle pompe funebri vi portino via, si dovranno stabilire tre cose. Se sarete cremati o inumati, in quale cimitero sarete seppelliti e se ci sono disposizioni particolari. Con un testamento aiuterete i vostri cari a orientarsi. Decidere sulle esequie spetta infatti ai parenti, a meno che non disponiate diversamente. Potete fare le cose in forma ufficiale, specificando per iscritto modalità e luogo della sepoltura e magari affidando l'incarico ad un amico o a un'agenzia di onoranze funebri, oppure in via ufficiosa parlandone a quattro occhi con i vostri cari. Di norma è meglio mettere per iscritto qualsiasi esigenza particolare. A proposito del testamento, scrivetelo di vostro pugno in modo leggibile. Indicate la data, il luogo e apponete la vostra firma, nome e cognome. Gli avvocati consigliano che il testo sia più semplice possibile, sforzatevi di essere equi e di non penalizzare nessuno. Meglio se avete già parlato con tutti. Se non l'avete fatto, evitate di impartire ordini dalla tomba. Il modulo per l'agevolazione fiscale? Chi se ne importa, tanto non risparmierete perché sarete morti. Una domanda vi ronzerà nella testa. Perché io e perché adesso? Non c'è una risposta, o almeno non soddisfacente. Potete solo fare delle supposizioni. Alcuni trovano consolazione nel fatto di non essere soli. Periscono come è successo ai loro genitori, ai loro nonni e ai loro bisnonni, fino al punto più remoto degli avi. La storia dell'umanità conta 8.000 generazioni e secondo le statistiche finora sulla Terra sono morte 200 miliardi di persone. E ora tocca a voi. Gli astrofisici sostengono che la metà degli atomi presenti sulla Terra, nelle montagne, negli alberi, nel mare, negli esseri viventi, deriva da astri situati al di fuori della Via Lattea, vecchi di miliardi di anni. Il tempo in cui sono parte di voi passa in un battito di ciglia, poi tornano all'eternità. Alcuni cercano un colpevole. Le sigarette, l'alcol, l'eccesso di carne, la contaminazione da sostanze tossiche sul lavoro, senza le quali starebbero bene. C'è chi vede la morte come il compimento di un dovere biologico, quello di lasciare il posto ad altri, come gli altri hanno fatto con voi. Poi c'è chi trova consolazione nella fede e spera che la morte non sia la fine. Qualcuno lotta fino all'ultimo contro quella brutta bestia. Qualunque sia la vostra risposta, non riuscirete mai a mettere a tacere quella domanda. La morte non può essere razionalizzata né appresa. I medici affermano che anche i più distaccati, quelli che dicono di sentirsi tranquilli, in realtà sono angustiati. Per quanto approfondiate l'argomento, ci riflettiate e filosofeggiate, per quanto leggiate libri come questo, facciate finta di niente o professiate ogni domenica la risurrezione dei morti, alla fine concluderete che avete una terribile strizza e solo la morte ve la farà passare. La sofferenza vi affligge, fate di meno e vi riposate di più. Vi state lentamente staccando dalla vita. Per la medicina non è ancora morire. La prognosi è infausta e nel linguaggio medico vuol dire che avete una malattia incurabile che vi porterà progressivamente alla morte, che però non è imminente. La medicina riconosce nel processo di morte due fasi, terminale e finale, tentando di comprendere almeno con parole tecniche quel fenomeno. Nella fase terminale la morte si annuncia e è prevedibile. Sono gli ultimi giorni di vita. Nella fase finale il fatto si consuma. Sono l'ultimo giorno, le ultime ore, gli ultimi minuti e secondi. Ma a volte la morte vi libera dolcemente da alcuni dei ruoli che avevate in vita. Altre ve li strappa crudelmente e senza pietà. Eravate madri o padri. Avevate forza e bellezza, eravate poveri o ricchi, insegnanti o studenti.
Eravate in gamba intraprendenti, eravate un sostegno e ora vi imboccano. Eravate partner e avete bisogno di cura, eravate tutori e siete impotenti. Morire vi fa uscire dallo scoperto e rivela ciò che siete veramente al di là dei ruoli, senza maschera. C'è chi si spaventa e chi si chiede perché non ci sia riuscito prima. Stranamente alcuni morenti si sentono più liberi di parlare della propria esperienza con estranei che con gli amici. È come se si sentissero rincuorati dal fatto che l'interlocutore non conosce il loro passato, ma soltanto il loro presente. Di conseguenza, riescono a esprimere sentimenti e pensieri che altrimenti resterebbero nascosti, autorizzandosi ad essere per una volta come vorrebbero, al di fuori degli schemi. Questo capita spesso al personale degli hospice, che instaura un rapporto molto stretto con i pazienti anche fisico, per quanto non vi sia una conoscenza personale. Talvolta nascono amicizie fuori dal comune, i malati si confidano apertamente e raccontano senza peli sulla lingua la propria vita e gli insegnamenti che le hanno tratto. Anche i volontari vivono questo particolare tipo di relazione e sperimentano la spietata schiettezza dei pazienti, in un'alternanza di momenti di allegria e tristezza. Il malato terminale, giunto al capolinea, si mostra liberamente per com'è, a chi si prende cura di lui. Molti si guardano indietro, altri dicono di vedere la vita con una spaventosa nitidezza. Sembra di guardare un paesaggio dall'alto, tutti i baci, le lacrime, i momenti speciali. Strano ripensare a questo. Vi rammaricate per cose che non vi apparivano così importanti. Vi rendete conto di quanti sogni non avete realizzato né provato a realizzare. A volte gli infermieri scrivono le riflessioni dei pazienti, quanti rimpianti. Molti morenti avrebbero voluto avere il coraggio di vivere la propria vita, non quella che si aspettavano gli altri. Avrebbero voluto lavorare meno duramente, camminare più spesso a piedi nudi, coltivare di più le amicizie, essere più allegri. Avrebbero voluto scalare più montagne, attraversare a nuoto più fiumi e ammirare più tramonti. Andare in barca a vela, cantare e parlare la lingua del paese del quale si erano innamorati per la prima volta. E avrebbero voluto preoccuparsi di meno, e sbagliare di più, viaggiare più spesso, abbracciare più persone e manifestare più apertamente i propri sentimenti. Avrebbero voluto dichiararli sempre e concedersi di essere più felici.